Sarò sufficientemente breve perché penso che sia anche abbastanza inutile in questo senso fare dei grossi proclami a persone che lo sport lo vivono tutti i giorni. Secondo me invece va fatta una scelta di cosa, di priorità, perché io ho sentito, andando a incontrare diverse società sportive, la certezza dei pagamenti. Se il comune deve rimborsare dei soldi, se il comune deve fare dei pagamenti per la manutenzione che viene fatta, deve essere certa. Quindi questo purtroppo penso che vada in direzione opposta al fatto di fare nuovi grandi investimenti. Quindi, prima inevitabilmente ci saranno da fare dei pagamenti certi. Quindi, se qualcuno si prende in carico degli impianti sportivi, il comune deve avere la copertura per riuscire a pagarli subito questi costi. Quindi la seconda cosa, campi da calcio, probabilmente se noi sentissimo, cioè ne abbiamo parlato anche a noi ci hanno detto che la cosa che manca sono i campi da calcio. Però è anche vero che probabilmente se parlassimo con quelli del baseball vorrebbero più baseball, se parlassimo con la piscina più piscina. Quindi non voglio rispondere al signore, penso che però cosa vada fatto? Un tavolo di concertazione in cui tutte le diverse discipline sportive in un qualche modo con la mediazione del comune si accordano. Perché se vogliamo pagamenti sicuri, se vogliamo una priorità nella creazione di impianti, magari potrò fare una piscina e un campo da calcio, anche se di campi da calcio ne servono 10, io comunque in un qualche modo come comune devo dare la giusta priorità concertandola insieme agli altri, cercando di capire quali sono le esigenze. Volevo rispondere alla persona che non c'è per il servizio ai disabili. Purtroppo se gli impianti sono stati fatti male, purtroppo correre dietro dopo è inevitabile, non è che ci si possa fare qualcosa, però probabilmente è mancata quella partecipazione alle decisioni, alle scelte e anche alla condivisione della creazione degli impianti con tutte le diverse sfaccettature che servono alle società sportive. Quindi anche qua torno, partecipazione, si fanno delle scelte in campo sportivo, devono essere condivise con chi lo sport lo vive. Tornando al tema del volontariato, che è sempre partecipazione. Io non so perché i giovani non si vogliono occupare di società sportive, come non so perché i giovani, tra cui io non mi accomuno perché io giovane a 40 anni, lo dico sempre, cioè i giovani devono partire da molto prima, non si vogliono interessare di politica o di altri ambiti, però sicuramente è una dimensione che va ritrovata con la formazione, va ritrovata con aprendo le porte agli incontri sportivi e di altri tipi, ed è per quello che io prima, poi io non volevo criticare chi c'è, volevo criticare chi non c'è, io stamattina mi sarei aspettato un pubblico mediamente più giovane e forse ho capito perché non c'è, forse ho capito perché non c'è, perché non c'è la partecipazione in questo senso. Non voglio aggiungere niente, quindi priorità, non è inutile fare grandi promesse adesso che comunque non si possono mantenere.